Grazie, ringrazio molto per l'invito. Io partirei da un fatto, che viviamo tempi di crisi della ragione politica. Essa è, credo, sia anche il frutto di una perdita di significato delle parole, di un uso promiscuo delle parole. Troppo spesso ci si nasconde dietro alcune espressioni che diventano puramente simboliche, alla quale si affida il compito di rappresentare su un piano meramente evocativo ciò che non si comprende, fenomeno di trasformazioni sociali che sono irriducibili ai nostri schemi, ai nostri canoni interpretativi, in sostanza parole che sostituiscono le analisi, sgravandoci così la coscienza, ma lasciandosi nella più profonda oscurità. Credo che questo sia il caso del populismo, della parola populismo. Lo scrive bene Marco Revelli nel suo ultimo libro, dove, cito, scrive: anche al netto del suo uso polemico, per limitarci al suo impiego sul piano scientifico, il populismo rimane un termine difficile da maneggiare, ambivalente, polisemico, troppo generico e tanto indefinito da contenere una molteplicità estrema di oggetti e di soggetti, un significante con troppi significati, una catch-all word, una parola piglia tutto. E allora appare necessario precisare e distinguere. Precisare i caratteri comuni, distinguere quelli che non possono essere assimilati. E allora cominciamo col dire che bisogna delimitare il campo, chiarendo che con populismo, con il nostro populismo, non ci riferisce a quello della più tradizionale tradizione politica e culturale che diede il nome a questa espressione. In Russia, nella prima metà dell'Ottocento, allora il populismo, il movimento populista, si coagulò intorno ad una chiara analisi critica delle condizioni economiche di quel tempo, indicando una serie precisa di richieste politiche di stampo socialista finalizzate alla emancipazione delle classi contadine. Non ci si riferisce con il nostro populismo neppure all'esperienza del People's Party, il partito populista statunitense di fine Ottocento, cui spesso arbitrariamente ci si rifà. È vero che quel partito aveva finito di adottare uno schema alto-basso tipico dei nostri populismi. Spiegherà una dirigente, Liz, di quel partito: il governo di Wall Street possiede il paese e governa contro il popolo, espressione tipica del nostro populismo. Un governo, aggiunge, peraltro composto da furfanti con abiti di giurista, in veste che veste l'onestà di stracci. Però è anche vero che nel programma di quel partito la prospettiva anticapitalista e antirazzista aveva una sua consistenza. Vi era una consapevolezza di classe, si potrebbe dire con il linguaggio del Novecento. Fu il People's Party alla testa delle lotte contro il sistema di segregazione del Sud ben prima della guerra di secessione. Fu questo partito a pensare ad una lotta politica per l'emancipazione di tutti, cito dal programma di questo partito, tutti gli oppressi, qualunque sia la loro razza. Nulla a che fare con le pulsioni populiste di oggi. Ora, quel che sembra accumulare invece tanti populismi di oggi è la più generale sfiducia nell'elite e la volontà di dare voce ad una indeterminata moltitudine, ai dimenticati. Diversificati ed eterogenei movimenti populisti, privi di una comune analisi della società, a volte privi di qualunque visione della società, che esprimono un disagio, la fine di un mondo, senza la pretesa di definire un altro mondo possibile. Movimenti di denuncia che non credono più alla possibilità che il sistema politico tradizionale, le organizzazioni della rappresentanza, le istituzioni democratiche possano ancora svolgere le funzioni di intermediazione necessaria per tradurre gli egoistici ed isolati interessi degli individui in più generali e coerenti indirizzi di governo. Esprimono una rabbia impotente che si traduce in un semplificato schema di interpretazione politica, non più basata su analisi sociali e interpretate in chiave politica e ideologica, bensì in base ad un generico e indefinito schema di contrapposizione perenne e inconciliabile tra alto e basso. Peraltro, non necessariamente, lo vedremo meglio tra un attimo, le due categorie di alto e basso coincidono con determinate categorie sociali. Non è cioè detto che in basso, tra gli ultimi, ci sia posto per tutti, ma solo per chi esprime una medesima rabbia contro tutti gli altri, i privilegiati e dunque collocati in alto solo perché diversi da te. Se questi sembrano essere i tratti comuni, riscontrabili in diversi tipi di populismo, assai diverse risultano le articolazioni, il senso, gli stessi fini
che si propongono le diverse strategie populiste. Una diffusa retorica populista sostiene che essa, il populismo, opera oltre ogni steccato ideologico tradizionale. Io penso invece che si possono distinguere quattro diversi tipi di populismo, ispirati tutti dalle tradizionali culture politiche e collocabile nell'asse destra-sinistra. In questa sede vorrei elencare anzitutto i caratteri distintivi di queste quattro diverse tipologie, per poi soffermarmi sull'unico populismo che in Italia non ha avuto alcun seguito, il populismo più radicale, nonostante possieda questo populismo una sua oggettiva forza critica e di innovazione, come è dimostrato da alcune esperienze straniere. Non per far anticipo, non tanto per fare l'elogio di quest'ultimo populismo più radicale, bensì per riflettere sulle reali domande che pone, che sono all'origine, io credo, non tanto del successo dei populismi dominanti in Italia e nel mondo, quanto soprattutto della scomparsa di un pensiero critico in grado di affrontare il nodo istituzionale, esprime domande cui bisognerebbe dare risposta se vogliamo rilanciare le ragioni del costituzionalismo democratico e la centralità dei principi di eguaglianza e giustizia sociale, ritrovando quella visione dello sviluppo storico e dell'azione politica che tradizionalmente ha scritta alla sinistra e che vale a separarlo dalle prospettive di una destra oggi forse solo apparentemente vittoriosa, ma certamente oggi egemone. Allora, il primo tipo di populismo è quello di natura identitaria. C'è un leader che parla in nome del popolo, inteso in termini unitari. È il capo, in sostanza, che crea il volere del popolo, ne esprime i bisogni e ne veicola la rabbia. Questo genere di populismo si pone istintivamente contro ogni forma di rappresentanza o istituzione rappresentativa. Queste ultime, le istituzioni rappresentative, scontrano la divisione del popolo, del corpo politico. E questo il principio del capo non lo può tollerare. Ogni compromesso, ogni mediazione rappresenta un tradimento di una volontà che rimane incontaminata, gelosamente costituita e raffigurata dal solo capo politico. A tale scopo è necessario non solo una generalizzata disintermediazione, ma anche che la partecipazione politica assuma soltanto le forme plebiscitarie. Se il popolo parla con una sola voce, è naturale che le logiche parlamentari non le appartengono. È fuori dai palazzi, nella piazza, che si forma la volontà popolare. Centrale diventa la figura del capro espiatorio, l'intruso, il nemico, che assume le forme ora del terrore, ora del terrone, ora del migrante, ora dell'islamico, in ogni caso il diverso da te. Tutti questi caratteri inducono a descrivere questo populismo, il populismo identitario, alla cultura della destra politica. Sul piano più propriamente culturale sono evidenti le assonanze con il decisionismo di marca schmittiana, unità politica del popolo, principio identitario contrapposto a quello rappresentativo, plebiscito come massima espressione di democrazia, antiparlamentarismo, costruzione di uno schema contrappositivo, amico-nemico. Sono tutti tratti tipici del pensiero politico decisionista. Un secondo tipo di populismo è quello che prova a mitigare i tratti definiti, ma senza riuscire a trovare una propria identità. In questo caso potremmo dirsi un populismo né di destra né di sinistra. Esso si caratterizza per lo sforzo di forte semplificazione del messaggio politico. Le slide come paradigma, le slide che assumono un valore simbolico della comunicazione complessa, accompagnato da un'estrema aggressività di linguaggio. Il gesto sembra contare più dell'azione, perché è il consenso l'obiettivo principale che deve essere perseguito dal leader del popolo. Condannati a vivere in un eterno presente, a cogliere il flusso, a guardare i sondaggi, questo populismo è un populismo, potremmo dire, che gioca a poker. Può vincere tutta la posta, ma che non esclude la legittimità del bluff. Il banco alla fine può anche saltare per una puntata sbagliata. Non si esclude in questo caso che dietro un'apparente vaghezza di contenuti si nasconde una più chiara strategia politica. E questo in realtà è il modo in cui alcune elite, mimetizzandosi, tendono a prospettare un populismo dall'alto, un populismo dalle
basi fragilissime, che io avevo ottenuto effimeri successi, ha poi lasciato il passo al più terribile populismo di destra. Una variante di questo populismo elitario è il populismo multitudinario, virtuale, reattivo, rabbioso. Quel genere di populismo che, a fronte dell'oggettiva erosione degli spazi decisionali, della politica e della partecipazione, si affida alla capacità della rete di accogliere irritazione e rancore con l'illusione di poter far decidere i singoli. E così la rete, da strumento di democrazia, diventa la sua essenza, catturando quest'ultima, la democrazia, e trasformandola in una sorta di democrazia immateriale. Ma la democrazia non è virtuale, è conflittuale. E questa visione si scontra con la dura realtà. Alla prova dei fatti, questo populismo si rivela un populismo bon à tout faire, disorientato, incapace di scegliere, se non sui temi morali. Un'onestà ostentata come fonte prima e ma anche ultima di legittimazione. Quindi un populismo etico, ma impolitico. Il suo popolo è tenuto unito da una rabbia, dalla rabbia contro, mai traducibile in una prospettiva di futuro possibile. Un'insanabile contraddizione quando questo populismo diventa classe dirigente. Potremmo dire che questo è un populismo di lotta, ma non di governo, votato al fallimento se posto dinanzi a responsabilità del potere, condannata all'isolamento, ovvero alla subalternità o all'insofferenza, ora della destra o ora della sinistra, se con essa si confronta sul piano delle politiche e della realtà. Il quarto tipo di populismo è quello radicale, frutto della crisi storica del pensiero della sinistra e orfana delle sue prospettive emancipanti. E questo il populismo, io credo, più interessante per la cultura democratica e pluralista, sebbene in alcuni paesi, segnatamente in Italia, non sia ancora riuscita ad assumere una forma e un ruolo entro una dinamica politica corrente. Vorrei allora rivolgermi a questo tipo, questo quarto tipo di populismo, formulando prima un giudizio di sintesi, per poi svolgere alcune considerazioni analitiche. E questo è un populismo figlio, dicevo, della cultura progressista e rappresenta una crisi che ha investito le ragioni di fondo di questa parte di società, una reazione alla fine della civiltà del progresso. Il suo maggior pregio è di scuotere la sonnolente e depressa sinistra, tanto quella tradizionale, tanto anche quella più critica. La scuote sul suo punto più dolente e normalmente rimosso, che si pone a fondamento della sua crisi storica. Bene fanno i populisti di sinistra a ricordare alla sinistra, chiusa nei palazzi o votata all'esodo, che esiste un popolo concreto, non una mitica base sociale, ovvero una immaginifica moltitudine, neppure un'astratta unità di popolo, bensì una società reale, divisa, attraversata da conflitti. Questa realtà è una realtà complessa che deve essere prima interpretata e poi guidata. Condivisibile appare l'approccio e condivisibile appare anche la radicalità dell'analisi. Perché è chiaro, nel populismo di sinistra, almeno il fine ultimo, che non può essere tacciato di ambiguità, perché ed è chiaramente schierato in difesa dei principi di uguaglianza e giustizia sociale, che si contrappongono al dominante neoliberismo e alle logiche dell'individualismo egoistico e possessivo. Maggiori detto dei due profili che io ritengo positivi in termini almeno di provocazione, passo alle maggiori perplessità che invece suscitano alcune prospettive, le prospettive dichiarate, che sembrano riflettere una serie di forzature, in particolare che esista oggi una contingenza favorevole di conquista del potere, perché oggi vivremo un momento populista e le forze di sinistra devono solo saper cogliere, mi sembra che trascuri la necessaria e faticosa costruzione di controegemonie necessarie invece oggi, per tutte quelle forze politiche e culturali che si oppongono a, come dire, la nuova razionalità del mondo. A questa sottovalutazione si accompagna una modalità di costruzione del popolo che a me pare fragile, capace di operare entro un universo politico, ma che ripiomba entro una mistica di un'idea del popolo che queste prospettive tendevano inizialmente a negare. Tramite una costruzione del popolo, del proprio popolo,
contrapposto ad un nemico, sganciata dal conflitto sociale e fondata più che altro sulla legittimazione di un leader. Una strategia dunque che, dopo aver teorizzato la necessità di opporre il basso all'alto, non riesce poi ad affrancarsi dal suo stesso schema epistemologico. Bene, adesso vediamo analiticamente le ragioni di maggior pregio, che inizialmente indicavo, e quelle di maggiori limiti. Dicevo, anzitutto, l'aver tematizzato, l'aver posto al centro la società, il popolo. Io ho l'impressione che la crisi di incomprensione della sinistra con il suo popolo è ancor peggio di quello denunciato dal populismo di sinistra. Ricordo che il testo che ha dato origine a questa prospettiva, che è quello firmato a due mani da Laclau e Chantal Mouffe, del 1985, Egemonia e strategia socialista. Nel 1985, in questo testo, si accusava la sinistra, che loro chiamano socialdemocratica, diciamo tradizionale, di aver perduto il collegamento per il popolo perché non riusciva nell'85 a tener conto dei movimenti emersi sull'onda del 68, il femminismo, i diritti delle minoranze sessuali, l'antirazzismo, l'ambiente e quant'altro. Queste sono tutte state istanze percepite dalla sinistra critica, dalla sinistra più radicale, che oggi, almeno in Italia, è ridotta a mera testimonianza. E allora dovremmo chiederci perché chi ha assunto questa dimensione, questi elementi emersi sull'onda del 68, come si esprimevano i due autori richiamati, non abbia prodotto frutti sostanzialmente. Io penso che una prima spiegazione sia data dalla incapacità di costruire egemonia da parte della sinistra più radicale, ma soprattutto di collegare e tematizzare il conflitto, questi conflitti, entro la storia di emancipazione e di conquista dei diritti fondamentali e dei diritti in generale. Di non essere riusciti a collegare queste espressioni con il momento più istituzionale. Fatemi dire a me, che sono un costituzionalista, di non aver inserito queste rivendicazioni all'interno di quella rivoluzione promessa che è la Costituzione repubblicana. La sinistra radicale non ha guardato oltre la lotta, il conflitto in sé. Ho l'impressione che in questo lungo tragitto, diciamo dall'85 ad oggi, ma forse da prima e ancora dopo, la sinistra radicale sia stata più attenta, come dire, alla microfisica del potere, a Foucault, se vogliamo dirla in termini nobili, che non alle forme di dominio, a Gramsci, se vogliamo dirla in termini altrettanto nobili. In qualche modo si è richiuduta in sé senza riuscire a ridefinire quello che la Mouffe e la Clau dicevano è essere ed è il nuovo progetto socialista. Politiche rivoluzionarie che hanno registrato una forte debolezza perché hanno rifiutato la strategia istituzionale che si sono gettate spesso in una retorica, la retorica costituente, una mistica, la mistica dell'esodo. Comunque hanno sottovalutato il nodo istituzionale. In fondo, alcuni movimenti, anche recenti, dimostrano, come dire, la difficoltà di affrontare il nodo istituzionale. Anche le espressioni radicali che hanno avuto più successo. Penso alle rivoluzioni arabe, penso a Siriza, penso a Podemos, che quando si sono scontrati con gli aspetti e le istituzioni, hanno avuto le loro difficoltà. Io credo che da qui bisogna ripartire. Ma anche per la sinistra che viene detta socialdemocratica, diciamo la sinistra tradizionale, per altre vie ha raggiunto lo stesso esito. In questo caso, riflettendo sulla sinistra tradizionale, non quella più radicale, io credo che bisogna risalire indietro nel tempo, alla fine degli anni 70, al termine di quella che noi costituzionalisti chiamiamo il trentennio d'oro. Forse non c'è bisogno di ricordarlo, ma forse sì,
è alla fine degli anni 70 che viene meno, come dire, quella spinta propulsiva per l'attuazione della Costituzione. È nella fine degli anni 70 che si affermano le riforme istituzionali più importanti, lo Statuto dei lavoratori, il Servizio Sanitario Nazionale, il regionalismo, il divorzio, il nuovo diritto di famiglia e quant'altro. In quello snodo di tempo è avvenuto qualche cosa. È avvenuto qualche cosa nell'ambito della sinistra, non dico nell'ambito della destra, la Thatcher. È avvenuto qualche cosa nell'ambito della sinistra. Voglio ricordare due esperienze. Certo, quella italiana. Da quel momento, dall'attuazione della Costituzione, si è passati a un'altra idea, quella della governabilità. Si è posta la questione della grande riforma costituzionale. Mi spiace dirlo perché la sinistra, ma il governo... c'è un presidente del Consiglio socialista, Craxi, 82-86, e lì la politica rinuncia a governare l'economia. Ma non è soltanto un fenomeno italiano. In Francia si afferma la più grande vittoria del fronte di sinistra. Vince Mitterrand nell'81. Nell'81-82 c'è però l'abbandono del programma socialista del fronte nazionale e in qualche modo prende sostanzialmente il potere, cioè dirige la politica di quel paese, un altro socialista, Delors, che in qualche modo afferma nell'ambito di questo settore la cultura della modernità. In qualche modo abbandonando le prospettive più radicali. Potrei continuare perché credo che il torno di tempo tra gli anni 70 e 80 sia da studiare profondamente perché lì è qualche cosa è successo. C'è stato un passaggio di paradigma. Forse anche perché muoiono alcuni grandi maîtres pensés, da Sartre a Foucault, dallo strutturalismo si passa al post-strutturalismo, ma insomma si afferma la teoria del postmoderno. Ma questo è lo sfondo. Ritorniamo a noi. Io dico questo. Che alla fine degli anni 80, che all'inizio degli anni 80, la sinistra subisce il modello della modernizzazione senz'anima. Si passa da un mito ad un'ideologia, dal mito del progresso all'ideologia dello sviluppo, dal mito del progresso, cioè quel mito legato all'emancipazione dei popoli, dai diritti di classe, si diceva, dai diritti fondamentali, si direbbe, tutto questo sostituito dall'ideologia dello sviluppo. E allora vorrei ricordare quello che disse nel 1973 con grande preveggenza un grande intellettuale, Pierpaolo Pasolini, parlando dello sviluppo, dell'abbandono del progresso e l'affermazione dello sviluppo. Lo sviluppo è una rete di riferimenti che riguardano un contesto indubbiamente di destra. Si afferma il paradigma che qualche anno prima aveva elaborato la trilateral, aveva elaborato la trilateral. Il governo delle società complesse pretende, impone politiche funzionalistiche. La governabilità, io credo, ha infine fagocitato le politiche sociali. L'eguaglianza. La giustizia sociale, la rappresentanza reale degli interessi contrapposti è stata in qualche modo piegata alla dinamica dello sviluppo. Tutto doveva lasciare il posto alla politica come mera questione di gestione dell'ordine costituito, da affidare alla fine ad oligarchie chiuse. Il popolo viene cancellato. Il popolo non esiste, era lo slogan della signora Thatcher. Purtroppo credo che non sia soltanto uno slogan fatto proprio dalla signora Thatcher. Che lo abbia fatto peraltro la destra va bene, che lo abbia fatto la sinistra ha rappresentato sostanzialmente un suicidio. La chiusura nel palazzo è stato il frutto e il prodotto di una legittimazione autoreferenziale, senza strategia istituzionale, senza partiti, senza popolo. La sinistra si è piegata, è arrivata dove è arrivata. Quel che è più grave, io credo, oggi, è questo, che si è riluttanti ad ammettere gli errori commessi, prigionieri dei dogmi della post-politica. Ecco perché dico che anche per la sinistra tradizionale è il nodo istituzionale, il rapporto tra istituzione e società in conflitto, che è il punto di svolta, il punto di caduta, il punto dal quale bisognerebbe ricominciare a riflettere. Ma adesso passo a dire... dei limiti, dei profondi limiti delle prospettive populistiche, anche del populismo di sinistra, che non è una soluzione. Nell'ultimo libro di Chantal Mouffe,
populismo di sinistra, giusto appunto, lei parla del momento, di dover cogliere un momento populista, che oggi viveremmo un momento populista da poter cogliere, da dover cogliere. Sì, certo, il richiamo è dotto e acuto, il richiamo è a Machiavelli, cioè la necessità di operare sempre nella congiuntura. Però mi chiedo, giusto operare nella congiuntura, ma può bastare da sola la congiuntura? Ovvero è necessario collegare la congiuntura con la storia, con le trasformazioni profonde dei rapporti sociali, con le proprie ideologie. Di più, se la sinistra, se per la sinistra, se alla sinistra la contingenza ha fatto bene, oppure se la sinistra non debba leggere la contingenza da un certo punto di vista, dal punto di vista dell'eguaglianza e della giustizia sociale, perché altrimenti si perde. Il problema della sinistra, io credo, è che essa ha operato troppo volte, troppo spesso, entro la congiuntura, una congiuntura senza prospettive. Questa condizione ha fortemente condizionato il discorso politico. Questa condizione ha fortemente compromesso la assiologia, la sua storia, le sue pratiche egemoniche. Io credo che l'approccio materialistico, l'approccio, dovrebbe trovare ispirazioni da chi molto spesso è citato dal populismo di sinistra, da Gramsci, che ancorava la costruzione di un'egemonia alla storia, agli interessi che però devono essere sublimati entro una dinamica emancipante, una lotta di classe, si diceva nel Novecento, che può essere anche rivisto, ma che può essere anche sostituito, ma mi chiedo se debba essere o possa essere sostituito dallo schema alto-basso, o se quest'ultimo schema non rischi anch'esso di essere, anzi, esso di essere indeterminato. Se sia in grado questo schema alto-basso di definire una strategia istituzionale di conquista del potere. La rabbia è una molla, ma non si può immaginare che essa, la rabbia, possa rappresentare da sola la lotta politica, il fondamento di una lotta politica artificialmente scritta, definita, definibile da quella che vengono chiamate catene di equivalenti. Io credo che il problema oggi sia di incanalare la rabbia, l'insofferenza, l'indignazione, su basi materiali, su basi storiche, per definire quella catena di equivalenti come una catena storicamente determinata entro una prospettiva generale. Così anche, per soffermarmi su un altro punto enfatizzato dai populismi, dal populismo di sinistra per quanto sto qui dicendo, così anche l'insistito richiamo alla centralità della sovranità popolare. Che certamente la sovranità popolare è stata offesa e dunque certamente cogliendo un punto di crisi dei nostri sistemi democratici. Però io credo che la sovranità popolare, l'insistenza, la giusta insistenza sul richiamo alla sovranità popolare debba riflettere sul pericolo di una manipolazione dall'alto della sovranità stessa. Il suo collegamento alla sovranità popolare entro un contesto storico, politico, costituzionale in cui si esercita. In fondo la nostra Costituzione, al primo articolo, richiama la sovranità popolare, ma giustamente dice che essa si deve esprimere nelle forme e nei limiti del sistema dato, che è quello della nostra Costituzione. Altrimenti, questo richiamo alla sovranità popolare, questo giusto, nei termini che ho detto, richiamo alla sovranità popolare, altrimenti, se non si confronta con la manipolazione dell'altro e con il contesto, rischia di confondersi con l'appello, che è proprio della destra, che inneggia la sovranità popolare in base ad un paradigma meramente identitario, la sovranità di un popolo indistinto, la sovranità di un popolo assoggettato ad un'elite, la sovranità che si recupera soltanto sovrapponendosi con l'idea di nazione, di patria, prima gli italiani. Con il rischio, in questo caso, di emarginare la vera questione, che sono appunto i modi di esercizio, la strutturazione della sovranità,
che coincide, deve coincidere nel nostro ordinamento costituzionale con la strutturazione della democrazia costituzionale. Io credo che per riaffermare il principio di sovranità popolare bisogna radicalizzare la democrazia ed è necessario anzitutto, ripristinarla. E poi, lo accennavo poc'anzi, il populismo di sinistra insiste sulla modalità, la necessità di costruzione di un popolo. Mi chiedo su quali basi può essere ricostruito il popolo, e quale popolo, e a quali fini, e con quali strumenti. Il pericolo che io vedo è la costruzione di un popolo fragile, cioè dalle basi materiali, dalle basi immateriali, mi verrebbe da dire. Un popolo visto come base elettorale, utile forse, forse, per raggiungere il potere, ma non capace di strutturare stabilmente i rapporti di potere. Ribaltando, come dire, un'antropologia che oggi è affermata, quella, come possiamo chiamarla, dell'individualismo egoistico e proprietario. Ribaltare questa egemonia in nuovi mondi solidali e controegemoni è assai complesso. Vorrei dire, non con provocazione, ma con realismo, che certo la conquista del potere, il cogliere il momento populista, non può che essere un effetto, magari gradito, perché no, ma non un fine, perché il fine non può che essere che quello di eguaglianza e giustizia sociale. Io vorrei capire, quando si dice, lo cito ancora dall'ultimo testo di Chantal Mouffe che prima richiamavo, cosa voglia dire quando si dice tutto dipende dal contesto e dalle tradizioni nazionali. Se questa formula volesse dire riflettere sulla storia reale per come è sviluppata e sulle tradizioni nazionali che spiegano lo stato dell'arte, le possibilità e la politica, il discorso politico, certo che sì. Ma se questa formula, questa stessa formula, volesse dire che tutto molto, molto tutto, discende dalle mere circostanze, non collocate entro un progetto di emancipazione, beh, credo che questo sia l'inizio della perdizione. Il punto è che bisogna riflettere su come formare un'egemonia. E per formare un'egemonia il presupposto è una ideologia. Non un ideologismo in termini spregiativi, ma un'ideologia intesa come una visione storica del mondo, una visione determinata del mondo. Questo può avvenire anche, come dicono i populisti, entro una categoria equivalenziale, che crea una volontà collettiva e legami equivalenziali ancora una volta che la sostengono, purché questi legami, questa catena, si trovino, si collochino entro un quadro di valori generali assiologicamente fondati e condivisi. Io dico i principi costituzionali, entro cui, solo entro questi principi costituzionali presi sul serio, il popolo reale può reggersi, può costruirsi, può mediarsi. Io credo che un popolo di sinistra sia fragile, sia debole, anche se si affida ad un leader. È vero. Non c'è ragione di identificare, come dire, una forte leadership con autoritarismo. Non dico questo, ci mancherebbe. Ma se si punta sul leader, solo o anche prevalentemente sul leader, si scolta un principio identitario, escludente, contrario al modello di una democrazia reale, includente invece. Confidare per i leader di sinistra sulla partecipazione della base sottovaluta il peso dell'autoritarismo dell'organizzazione, delle organizzazioni, le tendenze all'autoreferenzialità della classe dirigente. È esemplare in questo un'esperienza positiva, ma che oggi ha le sue difficoltà, Podemos, che rischia di morire per la lotta tra leader. Condivido invece molto la necessità espressa dai populismi, dal populismo di sinistra in modo particolarmente acuto, come dire, che c'è bisogno di affetti condivisi,
di affetti condivisi, perché io credo che la sinistra abbia dimenticato troppo, la sinistra tradizionale, la sinistra radicale, la dimensione affettiva, comunitaria, che si pone a fondamento costitutivo della costruzione di un'identità, di un popolo di sinistra, che trova nella esemplificazione questo affetto, diciamo così, questa dimensione affettiva e condivisa, trova esplicazione nelle parole fondative del costituzionalismo moderno. La fraternité, égalité, liberté, ma soprattutto la fraternité della rivoluzione francese. Il principio di solidarietà o di solidarismo che ha fondato il mutualismo sociale e socialista. La dignità della persona, che è scritta nella nostra dimensione costituzionale. Ma vi è un punto che anche su questo vorrei rilevare, sulla dimensione affettiva, l'affetto, il desiderio. Non possono essere lasciati a sé, perché in questo caso rischiano di portare all'ibris, alla follia, al desiderio inteso come tracotanza, all'eccesso che conduce all'impietà, all'ingiustizia. C'è un passo straordinario di Antonio Gramsci che vorrei richiamare. Dice: un'adesione organica in cui il sentimento, la passione, diventa comprensione. Ecco, il sentimento che diventa comprensione. Comprensione e coscienza di sé, delle proprie capacità di realizzazione di una democrazia radicale, ma di una democrazia costituzionale. Anche in questo caso il nodo è il nodo istituzionale che si riaffaccia. Vorrei fare un'ultima osservazione per spiegare quello che io intendo per nodo istituzionale come punto di caduta, luogo dal quale ripartire. Io chiamo nodo istituzionale la capacità del popolo di farsi Stato, delle istituzioni di rappresentare il popolo reale, non il popolo immaginato, il popolo diviso, non il popolo identitario. Di rappresentare nelle istituzioni e nella piazza, se vogliamo dire così, anche e soprattutto forse le istanze conflittuali, entro un quadro di egemonie contrapposte. La lotta è il sale della democrazia, la lotta per le opinioni, e per gli interessi e per i fatti. Qui c'è un punto, qui c'è il punto cieco della ricostruzione di una democrazia radicale. C'è il punto cieco, il punto di caduta della sinistra in Italia, e non solo in Italia, che è stata sospinta, che forse si è allegramente sospinta, nella chiusura dei palazzi, ha prodotto un'estraneità delle politiche istituzionali. È il nodo irrisolto della istituzionalizzazione delle politiche dei movimenti, anche dei movimenti più radicali, che hanno prodotto, lo dicevo all'inizio e lo ripeto alla fine, una estraneità dei palazzi dalla piazza, una estraneità della piazza dai palazzi. Sì, dovremmo tornare a quei dannati anni a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, alla fine del trentennio d'oro e all'inizio del quarantennio di piombo e del lungo regresso che ha investito la democrazia non solo in Italia, però in Italia fu colto in Italia da alcuni leader assai apprezzati, ma isolati e alla fine sconfitti, su cui dovremmo tornare a riflettere. Perché lì è l'origine di un lungo regresso. Voglio concludere facendo tre esempi, due grandi leader e un terzo esempio, che sono appunto molto apprezzati, ma alla fine stati sconfitti. Il primo, perché tutti e tre queste esperienze che adesso vi cito, hanno alla fine degli anni 70 colto il punto, e poi sono stati abbandonati. Il primo è Pietro Ingrao, che nel 1977 scrisse un libro Massa e potere. In quel libro c'era questa idea di come le masse, appunto, dovessero in qualche modo occupare il potere, il nodo, quello che io ho chiamato il nodo istituzionale.
Pietro Ingrao, come ben sappiamo, era stato un dirigente del partito della sinistra italiana, del più importante partito della sinistra italiana. Mi spiace dire sconfitto. Mi spiace dire che sconfitto è stato anche un grande leader del più grande sindacato della sinistra italiana, Bruno Trentin, che quello stesso anno, nel 1977, ancora una volta, scriveva un testo, da sfruttati a produttori, che esattamente poneva la stessa questione di Pietro Ingrao sul piano sociale, sul piano sindacale, come gli sfruttati dovessero in qualche modo cogliere, diventare produttori, quindi istituzionalizzarsi, sì, entrare e diventare potere. Io voglio infine parlare di un gruppo che fu espulso dal Partito Comunista, il gruppo del Manifesto, che nel 1974 fece un convegno e scrisse degli atti, il cui titolo è Classe, Consiglio, Partito, Tradizione Operaria e Nuovi Movimenti. E anche lì si colse un punto, come i movimenti, non più il partito, non più il sindacato, ma i movimenti sociali, dovessero farsi partito, farsi classe, farsi consiglio, farsi Stato. Sono tutte prospettive rimaste minoritarie e alla fine sconfitte. Da qui, io credo, dovremmo ripartire per costruire una politica istituzionale democratica radicale sostenuta da un popolo reale. Vi ringrazio.